Esce. Esce. Sta uscendo, ti dico. Qualcosa che non va, Joe? Nulla, signore. Sì, esco. Vado a fare una passeggiata nel parco. Certo, signore.
4. La Landa è davvero il luogo più misterioso d'Inghilterra. Beh, tocca a voi, maggiore. Questa volta pareva venire dalla parte del castello. Chi può saperlo? Nella Landa le prospettive acustiche visive sono così strane. In questi ultimi mesi si è udito spesso. Voi credete a quello che si dice? Del mastino dei Baskerville? Oh, è solo un'antica leggenda. Il mio fattore l'ha visto passare, dice, una bestia enorme, fiammeggiante, un mostro, non di questo mondo. Come devo dire? Suggestione. Fantasia popolare. Ma lo sentiamo ululare anche noi, corpo del demonio. Insomma, corpo di Bacco, voi siete un naturalista e io un vecchio soldato, eppure lo sentiamo. Come devo dire? Cosa sentiamo? Cosa? Un suono, ebbene, può avere tante origini. Che so, c'è la grande palude di Grimpen, a mezzo miglio nel centro della Landa. I pulledri selvaggi vi vengono inghiottiti molto spesso. E se fosse il loro nitrito di agonia? No, verrebbe sempre dalla stessa parte. Oppure... assestamenti della melma nelle paludi intorno. Uh-huh. Ci può essere una fuoriuscita di gas che sibila, ulula. Vi state arrampicando sui vetri, Stapleton. È sicuramente un animale. Anzi, un cane. Oh, mi pare un po' troppo per un cane. Ecco il punto. Troppo per un cane normale. A me pare che voi vogliate negare l'evidenza solo per difendervi dalla paura, come devo dire... Io? Sì, sì, sì. E lo capisco. Vivere qui, isolato, in mezzo alla Landa, solo con vostra sorella e con un vecchio servo quasi scemo. Guai se vi faceste prendere dalla paura. Non uscireste più di casa. Non credo al soprannaturale. E perciò non credo al mastino dei Baskerville. Non esistono soltanto le vostre farfalle e i vostri scarafaggi, Stapleton. Io in India ridevo alla fanfaluca dello spettro della tigre, roba per indigeni, dicevo. Poi una notte, chiuso in un fortino, capite? Con 4 cannoni leggeri da 8 pollici e 16 uomini, chi poteva entrare? Bene, la mattina ne trovarono 3 sbranati. Il soprannaturale esiste! Come devo dire? Volete dormire qui stanotte, maggiore? Beh, veramente se non reco disturbo a vostra sorella, la gamba mi fa male da qualche tempo e se posso risparmiarmi tutta questa strada con l'umidità che c'è fuori, come devo dire? Certo, certo. Vi faccio preparare la camera degli ospiti. Vado a pescare Richard, starò dormendo nella stalla. Tra un minuto sono di ritorno.
Charles! Sir Charles! Sir Charles! Barrymore. Ah, dottor Mortimer, come mai siete qui? Tornavo a casa. Io ho sentito chiamare Sir Charles, mi è parso strano a quest'ora. Non esce mai di sera. Già. Invece stasera è uscito. A passeggiare, ha detto. Molto strano. E siccome è più di un'ora che fuori, sono uscito a cercarlo nel parco. Là! La luce, Barrymore. Sir Charles è morto. Questa è la misteriosa landa, Watson. Non è forse affascinante? Non credevo fosse tanto in sesto il castello dei Baskerville. Lo ha restaurato Sir Charles. Ce lo disse, vi ricordate? È vero. Beh, certo, con tutto il denaro che aveva. No, non ne parlate al passato. Noi non sappiamo ancora della sua morte. Avete ragione, Holmes. Che bel modo avete di accogliere i visitatori da queste parti. Ordini, signori. Non è un divertimento neppure per noi. Il fatto è che da 5 giorni è evaso un forzato dalla prigione di Princeton. Ah, un uomo pericoloso. È Selden, l'assassino di Nathan Shaw. Perbacco, Selden.
Ed è ancora nella landa. Non è certo facile scovarlo, ma lo prenderemo sicuramente. Lo prenderemo per fame, eh? Certo. Passate pure, signori. In bocca al lupo, amico. Prudenza, Watson. Un assassino lo avremmo già trovato. Un po' presto, Watson. Di solito prima si scopre il delitto e poi... Come avrà fatto a fuggire? Non credete che il sistema carcerario inglese sia un po' antiquato? Forse arriviamo in un momento interessante. Il verdetto del magistrato non può che confermare il mio giudizio. Pare anche a me. Le impronte delle sue scarpe si vedevano bene nel fango. Nessuno lo ha avvicinato, tranne voi due, dopo, voglio dire. Del resto soffriva di cuore, lo curavo io, lo so bene. Aneurisma, un colpo, come si dice volgarmente. È uscito per una passeggiata nel parco poco prima delle 10. Eravamo stupiti. Non usciva mai di casa la sera. Dopo alcuni minuti si udì quel suono che ho già detto. Beh, questo non c'entra, siamo seri. Scusate, il signore di Baskerville è in casa? In effetti, signore, ecco... Il signore di Baskerville è morto. Ah, certo, certo, lo sappiamo bene, 2 anni fa. Noi parliamo di Sir Charles, del nuovo signore di Baskerville. È stato nella nostra casa a Londra 5 giorni fa e ci ha invitati. Sir Charles è morto l'altro ieri sera. Non hanno letto i giornali? No. Oh, è spiacevole. Immagino che sia anche imbarazzante per 2 invitati. Certamente. Permettono il dottor Watson Holmes. Dottor Mortimer. Ah, un collega. Sergente Reynolds. Ma voi siete quell'Holmes... Insomma, Sherlock Holmes? Oh, ma allora io vi conosco, di fama. Certo, anche voi, sergente, sapete chi sia. Mai sentito. Non importa. Piuttosto, noi vi abbiamo disturbato, stavate... È morto qui? Sì, aneurisma. Soffriva di insufficienza cardiaca? Sì. A tal punto. Sapete come sono queste cose? Si può andare avanti per anni e anni oppure alla prima occasione. E c'è stata un'occasione? Se badaste un po' di più a dove mettete i piedi, avete cancellato quasi tutto. Ma chi è? Il famoso detective. Insomma, un maledetto ficcanaso. Ehi, guardate che qui non c'è mica niente da scoprire, eh? Tutto è chiaro. Ah, sì? Beh, queste almeno... Le avete risparmiate. Sono le impronte di Sir Charles? Controllate. Sino a lì. Vedete? Ha camminato normalmente. Qui, invece, e sino a dove è caduto, chissà perché si è messo a camminare in punta di piedi. In punta di piedi perché correva. Le impronte di un uomo che corre non mostrano mai il tacco della scarpa. Sir Charles... È morto correndo. Questo potrebbe spiegare perché il cuore non ha retto. Ecco, giusto. Per una corsa di pochi metri? Importante sarebbe stabilire perché correva. Ma non c'è nulla di misterioso. Nessuna ferita o violenza sul corpo. Morte naturale. Morte naturale, signor Holmes.
Forse in serata il magistrato darà il verdetto. E sarà questo. Ragioniamo. Se era per arrivare in fretta, quella è la direzione giusta. Dove poteva correre? Là, in direzione opposta al castello? Più logico che fuggisse, allora. Ma da che cosa? Da qualcosa che era qui fuori. Che l'aspettava qui fuori. A che ora è il prossimo treno per Londra? Certo che non possiamo rimanere. Personalmente non mi è mai capitato d'essere ospite di un defunto. Situazione antipatica. C'è un treno fra 2 ore. Potrei visitare il castello? Certo no. Non saprei come giustificare la cosa presso il nuovo proprietario, signore. Quale? Sir Henry Baskerville, il nipote del povero Sir Charles. Sono andati a prenderlo alla stazione. È l'erede, stava a Parigi. Lo ha avvisato telegraficamente il notaio. E sta per giungere da un minuto all'altro. Ha telegrafato già da Londra. Se arrivando trova delle persone... Sì, insomma, degli estranei. Siamo pur sempre stati invitati. Capisco, ma... Siete stato ricordato nel testamento di Sir Charles, voi? Sì, credo. Il notaio dice che mi ha lasciato 500 sterline tra me e mia moglie. Una discreta sommetta. Mi dispiace davvero. È colpa mia. Vi siete fatta male? No, è solo che... Solo un po' di paura.
abitate da queste parti, vi posso accompagnare? Abito a Marybeat House, nella Landa. Io credo di abitare là. È la prima volta che ci vengo. Ma allora voi siete Sir Henry, il nuovo signore di Baskerville? Precisamente. Io vorrei dire qualcosa al nuovo signore di Baskerville. Vi ascolto. È infinita la varietà di arbusti che si trova nella landa. Io li pianto in giardino. Pratico degli innesti e... Maledizione, m'è scappata. Mio fratello invece è un entomologo. Jack, ti presento Sir Henry, il nuovo signore di Baskerville. Oh, il nipote di Sir Charles. Jack Stapleton. Io, anzi noi, eravamo molto amici di vostro zio e siamo infinitamente addolorati. È probabile che lo conosceste meglio di me. Io l'ho visto poche volte nell'infanzia e una sola volta al suo ritorno dal Sudafrica. Arrivate ora? Sì, ma la mia carrozza ha quasi investito vostra sorella e allora... No, non è niente, Jack. Non è assolutamente niente. Devi stare attenta, Beryl. Ci siamo fatti così selvatici qui nella landa che ormai non sappiamo più neppure evitare una carrozza. Si vive molto isolati qui. Perciò quei pochi amici diventano amici sul serio. Spero di... ereditare almeno in parte l'amicizia che avevate per mio zio. Per quel poco che vale. Signorina, signor Stapleton, la mia casa rimane aperta per voi non meno di quanto lo è stata fino a ieri. Grazie. A presto. Sarò lieto di vedervi domani, signori. Spero non vi sembri una scortesia. Ci rendiamo conto. È già molto se riuscirò ad ospitare me stesso in questa casa che non conosco. Vi riuscirete benissimo. Avrete soltanto qualche difficoltà per dormire. Come avete detto che vi chiamate, signori? Holmes. Sherlock Holmes. Ah, il celebre detective. Beh, celebre. Sì. A Parigi siete conosciuto come a Londra, sapete. E mio zio vi aveva invitato. Allora è tutt'altra cosa. Vi prego, signori, siate miei ospiti almeno per questa sera. Ripartirete domani per Londra.
Donald, George, Arthur, l'ammiraglio, un momento, Thomas, sì, e poi John, Henry, come me, e il primo della dinastia, Sir Hugo. Anche quel quadro più piccolo, se non sbaglio, rappresenta Sir Hugo, no? Sì, infatti. Ho imparato bene la lezione, John? Perfettamente, signore. Credo che il più importante sia il primo, Sir Hugo. Che cosa siete venuto a fare qui, signor Holmes? Eravamo stati invitati per Charles. Andiamo, Holmes. Che cosa è accaduto qui? C'è qualcosa di spiacevole nella morte di mio zio? Volevo dire, è morto di morte naturale, non è vero? Pare. Così dirà il verdetto del coroner. E allora? Non sembra che soffriate molto per il vostro lutto, Sir Henry. No, infatti, sono sincero. Ho visto mio zio solo poche volte nella vita. Quando avete avuto la notizia? 3 giorni fa, a Parigi. Un telegramma del suo notaio. Sono partito il giorno dopo. Abitate a Parigi da molti anni? Sì, dalla morte di mio padre. I Baskerville erano divenuti quasi poveri. Mio padre mi lasciò una piccola rendita e con poco denaro è più divertente vivere a Parigi che a Londra. Grazie, John. Ora però avete ereditato una grossa fortuna. Sì. Lo zio Charles, con le sue miniere in Sudafrica, rifece il perduto patrimonio. Tornò qui 2 anni fa. Il castello era in rovina, non valeva 2 scellini, ma lo ricostruì. Insomma, da piccolo inglese che fa il bohemien a Parigi, eccomi qua, a fare il castellano, come i miei avi. Siete il solo erede? Sì, sono il solo Baskerville rimasto su questa terra. Per la seconda volta vi domando, perché siete qui, signor Holmes? Watson, voi che avete l'animo di un cronista, volete riassumere telegraficamente i fatti? 6 giorni fa, vostro zio viene a Londra, al nostro studio. Ci racconta una storia soprannaturale. Sir Hugo, il primo dei Baskerville, ne avete qui in biblioteca i documenti dell'epoca, era un poco di buono. Rapì una ragazza dei luoghi e quando questa fuggì, pur di riprenderla nella landa, promise al diavolo l'anima sua e quella di tutta la sua discendenza. Mi devo preoccupare. No, non ancora. Era notte e qui nel castello c'erano gli amici di Sir Hugo a banchetto. Dopo quelle orribili bestemmie, lo videro sciogliere i segugi e balzare a cavallo. Lo seguirono. C'era la luna. Naturalmente. No, voglio dire che c'è sempre la luna in questo genere di storie, perché se non ci fosse, nessuno vedrebbe niente e non ci sarebbero testimoni oculari capaci di raccontare il fatto. Chiedo scusa, dottor Watson, continuate. C'era la luna. E mentre cavalcavano nella landa, essi si videro sopravanzare da un enorme cane demoniaco, dalle cui fauci uscivano fiamme. Era grande come un vitello.
cito parole del documento, aveva occhi di fuoco e grandi orbite bianche e si dirigeva a gran balzi in un folto d'alberi ove poco prima era scomparso Sir Hugo col cavallo ed i cani. Una storia quasi impressionante. Oh. Ascoltate il finale. Molti degli inseguitori si fermarono tremando, ma tre, più audaci, si spinsero nel bosco. E là, in un largo spiazzo, essi videro da un lato i cani da seguito aggruppati e uggiolanti con il pelo irto per il terrore. E in mezzo, presso una di quelle elementari costruzioni di immani pietre che gli antichi druidi hanno lasciato da queste parti, essi videro il corpo senza vita della fanciulla. Accanto a lei giaceva Sir Hugo e sopra di lui la grande bestia demoniaca che gli sbranava la gola. Quando essa alzò su di loro i suoi occhi fiammeggianti, i tre fuggirono. Si dice che uno morì poco dopo di terrore e gli altri due trascinarono la vita quasi dementi. Devono essere i due che hanno scritto la storia, gli autori del documento. È quasi la stessa cosa, infatti, disse Holmes a vostro zio. Però rimane il fatto che pochi Baskerville morirono nel loro letto. Ammiragli, generali, si capisce. E anche un giudice. Si sa, è esposto alla vendetta. No, non è questo il punto, Sir Henry. Non ci importa stabilire se c'è o non c'è un demone vendicatore che nelle forme di un cane sbrana i Baskerville. Ci importa annotare che vostro zio ne aveva paura. Negli ultimi tempi una grande paura. Non sarebbe uscito nella landa di notte per tutto l'oro del mondo. Ce lo disse. Venne a Londra per chiedere il nostro aiuto. Temeva di morire. Noi gli abbiamo risposto presso poco come rispondete voi, scettici e superiori, e lo abbiamo rimandato al castello, qui. E dopo due giorni, Sir Charles muore. Coincidenza, pensammo. Già. Ma un successivo resoconto sul giornale ci dice l'ora e il luogo. Ma come Sir Charles... alle 10 di sera nella landa. Lui che ne aveva terrore. Certo, un po' strano. Deve aver avuto una forte ragione per uscire. Ecco perché siamo venuti. Però non c'è nulla a provare un nesso tra la leggenda del mastino e la morte di mio zio. No, vi sbagliate, c'è. Forse a 10 metri dal luogo dove fu trovato il cadavere ci sono nel fango delle impronte... delle impronte di zampe. Questo non me l'avete detto. Zampe? Di che genere? Sembrano quelle d'un cane, ma hanno lasciato nel fango impronte di diametro... un po' grandi, ecco, per un cane normale. Ma cosa tentate di farmi credere, signor Holmes? Nulla. Io stesso non ho un'opinione. E come mai la polizia non ha notato le impronte di questo animale? E voi sì? Cercavano solo impronte di scarpe e solo quelle hanno visto. Ragioniamo. Sempre molto volentieri. Mio zio dice che ha paura di essere ucciso. Muore 2 giorni dopo. Strano.
Ma ci sono prove obiettive che sia stato ucciso? No. Pare che né uomo né animale l'abbiano toccato. E allora? E allora, fino a prova contraria, si tratta di morte naturale. Però io continuo la mia collezione. Collezione? Di che genere? Vedete, io sono un appassionato collezionista di coincidenze, di fatti strani. Li ripongo, li metto in fila nella mia vetrina. E ne avete molti? Per questo caso, voglio dire. Uno, vostro zio muore 2 giorni dopo averci confidato i suoi timori. Due, 24 ore prima, fugge dalla prigione di Princeton un pericoloso assassino. Ah, sì, è ancora libero nella landa. Tre, vostro zio ci parla di un leggendario enorme cane e trovo, nel luogo della sua morte, l'impronta di un enorme animale. È già molto. No, no, è ancora nulla, Watson. È come quando si gioca a whist. Se vi trovate un re in mano, vi fa piacere. 2 re e vi stimate fortunato. 3 re e vi considerate favorito dalla sorte. 4 re e vi stupite della coincidenza favorevole. Ma è solo quando vi ritrovate con 5 re in mano che avete la certezza che qualcuno bara. Ci aggiungiamo la moglie che spia dietro le porte? No, no. Una donna curiosa non è un fatto strano, Watson. Nella mia collezione metto soltanto pezzi rari. L'hanno portata adesso, sir. Chi? Veramente non so, sir. L'ho trovata ora infilata sotto la porta d'ingresso. Ho aperto, ma non c'era nessuno. Forse il vostro quarto re. Se tenete alla vita e alla ragione, state lontano dalla landa. C'è qualcuno che si interessa a me? Già. Ma non si capisce bene se minacciosamente o affettuosamente. Dico la verità, comincio a sentirmi a disagio. Eh sì? Da un lato mi dite che la morte di mio zio forse non è naturale, ma dall'altro mi dimostrate che nessuno lo ha toccato o lo ha ferito. E allora? È come affermare che è stato ucciso da forze soprannaturali. In più l'orma di un cane che non può essere un cane, e in più ancora l'anonimo consiglio ad andarmene se tengo alla vita e alla ragione. Perché? Perché ci tenete tanto a spaventarmi? Eh? Tutti! Anche voi, Holmes, scusate, pare vogliate cacciarmi da questo castello. Siete pagato da qualcuno? E invece io ci rimango. Sono appena arrivato per Bacco. E demoni o no, sarà difficile cacciarmi via. Bravo. Bravo. Così mi piace, Sir Henry.
Quanto al denaro, certo qualcuno mi pagherà, ma non so ancora chi. Comunque, annotiamo che questo messaggio è stato compilato da persona accorta, intelligente, e che appartiene a un certo livello sociale e di cultura. Le parole sono state ritagliate dal Times, ne riconosco i caratteri tipografici. E lì ci sono i numeri arretrati del Times. Troverete l'articolo in questione negli ultimi giorni. Vi troverete tutte le parole del messaggio, tranne Landa. Infatti l'anonimo ha dovuto scriverla a mano. No. No, non cercate adesso. Ci vuole molta pazienza per ritrovare poche parole in un giornale. Confrontate i caratteri tipografici. Questo è importante per il ragionamento. Sì, sono gli stessi. Però l'indirizzo è scritto rozzamente. Tentativo piuttosto ingenuo di ingannarci sulla classe sociale. Perciò possiamo dire persona accorta, intelligente, di una certa cultura, ma non molto furba. Sono mortificato per le mie sciocche parole di poco fa. Per carità. Vogliate scusarmi? Io credo che abbiate il diritto di essere un po' nervoso. E ora, se non vi dispiace... Sì. Anch'io sono piuttosto stanco. Vi auguro la buonanotte. Avete sentito anche voi, Watson? Ma che scherzi sono, Holmes? A chi facevate un segnale, Barrymore? Pensateci voi, Watson. Volete rispondere, Barrymore? Capite bene che, se non è, dovrete rispondere al vostro nuovo padrone. Credo che lasceremo presto questa casa. Mia moglie ed io. Ah, sì. Interessante decisione.